Ciao, sono Sabrina Grandoni e sono qua per continuare il nostro viaggio tra gli incensi del Banco di Vivi Armonico. Nuovo incontro, in questo nuovo viaggio, andiamo a vedere tante altre resine incensum. Per incensum abbiamo già detto nei precedenti video che potete trovare sul canale YouTube che cosa intendiamo, quindi tutto ciò che di sostanza botanica madre natura ci dà di aromatico, che viene bruciata su fuoco o comunque attraverso il calore. Oggi è una puntata un po' variegata perché troveremo radici, troveremo resine ancora, come fino adesso abbiamo trovato, ma troveremo anche dei legni. Incominciamo con una delle sostanze molto famose anche, particolarissime e intensissime, che è il ladano, il Cistus ladanifero. È una pianta questa di provenienza indiana, India. Ma il Cistus ladanifero cresce un po' anche in altri territori, anche nella fascia mediterranea, in Grecia. Questa viene dall'India. Il ladano è una resina, resinoide, chiamata anche la puzza dei caproni. Ha una storia un po' particolare. Ci sono dei testi molto belli dove si parla anche di questa storia, da dove viene. La sua aromaticità è veramente complessissima, fortissima e potentissima. Il ladano è una resina, come dico io, non da primo pelo, ovvero chi si avvicina, per esempio, agli incensi, al mondo degli incensi, iniziare col ladano è veramente una botta molto forte, perché ha una capacità di portarti via, quindi molto adatto anche per visualizzazioni, meditazioni, dei viaggi, e nello stesso tempo ha questa parte così animale che va a riportarti anche a terra. Il lavoro e il movimento del ladano è veramente speciale. Ha una complessità olfattiva molto ampia, molto grande. E ogni volta che lo metti su, qualcosina può venire fuori di diverso all'ascolto personale. Il ladano, questo è un resinoide. Un altro consiglio che do anche con il ladano, così come l'abbiamo già dato anche per l'elemi nel precedente video, essendo piuttosto molliccio, col calore tende veramente a diventare molle, ma è colloso il ladano, quindi veramente ti rimane appiccicato alle dita. Quindi il consiglio è proprio quello di metterlo o nel freezer o nel frigo un pochino prima di utilizzarlo in maniera così pura, semplice. Perché diversamente le resine, tutte così che si sciolgono facilmente, vengono anche utilizzate come collante per unire delle polveri di altre resine o legni e creare delle palline, no? Delle sorte di palline incensose che noi andiamo a posizionare sul carboncino. In questo caso lo metto puro com'è. Notate quanto ne ho messo. Ne ho messo veramente poco. All'ascolto iniziale è opportuno non esagerare, perché è veramente... lo si sente in lontananza, ma è molto in lontananza, molto pervasivo. Allora, quando vi mettete in ascolto del ladano, potete anche metterlo in posizione comoda, perché ha veramente questa capacità di trasportarvi, così come anche altre incensi che abbiamo già visto, alcune anche boswellia hanno questa grande forza, anche alcune mirre conifere. E basta pochissimo. È un resinoide, quindi viene raccolto perché da questa pianta, dal Cistus ladanifero, in estate trasuda questa resina, viene raccolta, poi viene anche lavata, tra virgolette, attraverso dei solventi, e poi si ottiene questa massa così appiccicosa nera, brunastra, anche un po' marroncina a volte. Proseguiamo il viaggio. Allora, dall'India andiamo in Medio Oriente.
assonanza di colore troviamo un'altra resina, un'altra resina, un altro incenso piuttosto scuro, no? Vedete, proprio nero. E questo è lo storace. Lo storace è famosissimo, sia in profumeria che nel mondo della fumigazione. È una sostanza veramente stra-amata dalla gente, dalle persone, molto protagonista quando la mettiamo anche in fumigazione insieme a delle miscele. Quando noi mettiamo lo storace lo senti, veramente, è presente. E va a questa tonalità un po' cannellosa per le sue componenti che all'interno, questa cinnamaldeide che appartiene anche ovviamente alla pianta del cinnamomum e la cannella. E quindi quando noi andiamo a mettere in olfazione su carboncino viene fuori questa parte speziata, così calda, avvolgente, rilassante, anche afrodisiaca. Lo storace, questa massa, questa polverosa, lo puoi trovare in commercio anche con delle scheggette che sembrano quasi dei carboni. E proviene questo dal Liquidambar orientalis come pianta, viene chiamata anche ambra orientale. Non c'è una grande unicità e notizie sicure come viene fatto questo storace. Comunque sia, sicuramente viene presa una parte della resina di questa pianta e anche una parte di corteccia. Poi viene miscelata, frammentata. Nell'antichità si metteva anche a macerare sottoterra per tanto tempo, oppure un'altra modalità era quella di farla bollire e poi pressarla. Comunque sia, è veramente molto un po' ruffiano, diciamo noi, come incenso. Quando venivano al banco persone anche che non conoscevano gli incensi, proprio perché per chi è completamente acerbo in questo campo, sentire lo storace richiamava la memoria della cannella, di un qualcosa di conosciuto, poi così è dolce, noi amiamo il dolce, e quindi praticamente spesse volte chi faceva un battesimo con l'incenso prende lo storace. Dal Medio Oriente andiamo nel Nord Africa. Dal Nord Africa anche noi abbiamo, in questo caso Vivi Armonico vi propone due sostanze piuttosto diverse. Una è il DGE, l'ho chiamato DGE anche se sono dei tuberi di questa pianta che si chiama il Cyperus rotundus, molto particolare, che questo viene dal Senegal. E in quella tradizione di quelle popolazioni poi si fa il churai, qualcuno forse ne ha sentito parlare. Il churai è un insieme di ingredienti, tra cui gli mettono dentro anche il DGE, questo tubero che ha necessità di tempo per poterlo ascoltare, perché ovviamente è più coriaceo, no? Non è come una resina che si scioglie immediatamente, tac, la sua parte aromatica viene fuori. Ha questo piccolo tubero, anche un po' pelosetto, che succede quando, perché ovviamente così non lo senti, ma se incominci per esempio a mischiare, no? E a metterci il naso, quindi andando a stuzzicare un po' quello che di più volatile può essere presente in questa parte così coriacea, incominci già a sentire cosa può venire fuori sul nostro carboncino. Questo ovviamente per avere un'azione più immediata possibile dobbiamo utilizzare il fuoco, quindi il carbone o la brace del camino, comunque un carboncino. Lo lasciamo andare piano piano e lui si diffonde. Richiama veramente l'odore del Senegal. Molto spesso quando anche incrociamo, perché gli odori appartengono anche alle popolazioni, no? Ogni pelle ha il suo profumo. Così com'è anche per tradizione, per i profumi e gli aromi che sono soliti utilizzare certe popolazioni. E questo, il DGE, veramente può richiamare gli odori che si sentono quando si vanno anche o nei negozi, no? Dove dei nordafricani, senti proprio questo profumo. È caldo, è speziato, molto bello, veramente molto bello. È una sostanza botanica che non è poi così conosciuta, ma è molto interessante. Tra l'altro ha una durata piuttosto lunga, cioè lo teniamo su carboncino e lui va avanti per tanto tempo.
Ed è comunque sempre bello provare cose nuove e sperimentare ciò che ogni sostanza ti può rilasciare. È veramente bella. Questa la puoi comunque anche mettere per esempio, questi tipi di bruciature che abbiamo già accennato anche le volte scorse. Potete fare riferimento anche ai precedenti video sempre, dove c'è il rame, dove c'è il fuoco. Quindi scaldandosi bene bene il rame permette anche a queste parti più coriacee di venire fuori. Ci vuole un pochino più di pazienza però. Lasciamo andare intanto il DGA, continua a lasciarlo andare. E accanto a lui c'è un'altra resina polverizzata. Questa è la sandracca. Questa viene dal Nord Africa. Quadrivalgus carlitris, che è una cupressacea praticamente. Si raccoglie la resina, si polverizza ed ha un aroma freschissimo, balsamico. Ha una grande tradizione di utilizzo in medicina popolare, anche nelle zone locali. Poi vi rilascio anche andare un po' sul sito di Vivi Armonico per poter andare a leggere qualche notizia in più, o anche stimolare la vostra curiosità, andarlo a cercare online. Oppure se volete vi posso anche accompagnare nella conoscenza di queste resine anche con dei percorsi personalizzati, individuali. E la sandracca ha questa tonalità così alta, quindi è veramente molto balsamica e fresca, che illumina, che rinvigorisce anche questa capacità di recupero di energie. Completamente diversa, adesso togliamo il nostro tubero, il nostro DGE, e andiamo a provare a mettere. Questa si trova già, per esempio, la trovo già sotto forma di polvere. Anche la sandracca, come abbiamo visto nel precedente video con altre resine, come il dammar, la copale o l'elemi, anche questa ha un utilizzo tecnico. Si scioglie benissimo, è un'azione protettiva per legni, per esempio, volendo, anche nella pittura. Questa è proprio fresca. Forte, tonica, ti tiene anche sveglio. Non così famosa. Ok, allora lasciamo il Nord Africa, ci spostiamo verso la Grecia. Dalla Grecia, a parte tutte le aromatiche che poi troveremo anche da noi, il banco di Vivi Armonico vi propone due sostanze. Una è arrivata veramente da poco. Ed è questa, un pino, una conifera che appartiene veramente alla nostra tradizione. Questo è il pino d'Aleppo, Pinus alepensis, territorio greco. Ma questo viene dalla Grecia, quello che vedete qui, ma il pino, questo tipo di pino, che è molto simile anche al pino calabro o al pino marittimo, è presente su tutta l'area mediterranea, anche nella zona costiera dell'Italia, della Francia, è molto presente. Allora, ovviamente il pino è balsamico. Tra l'altro con questa resina qua, in Grecia fanno un vino particolare, la rizzina. Allora, l'ho ascoltata perché ce l'ho da poco. Allora, su fuoco, mi piace sì e no, ma su rame spettacolare. Quindi anche adesso, o su carboncino, o con la tea light, oppure adesso mi posiziono il mio pezzettino di rame, la mia placchettina di rame, che noi diamo poi anche in dotazione ai nostri clienti per poter fare l'ascolto delle materie prime, posizionandola su carboncino, però attraverso il rame, che attraverso il rame ovviamente viene fuori in maniera completamente diversa. Sì. Strappa il sorriso perché veramente ti dà la possibilità di aprire il respiro e di richiamare anche ovviamente quelli che sono dei boschi, no? Di conifere o anche degli oli essenziali di pino che noi utilizziamo magari. Ecco, attraverso il rame riusciamo a sentirlo molto meglio, questa parte aromatica, che sul carbone è un pochino più nascosta.
il carbone dà altro. Guardate come si scioglie benissimo, sfrigola anche un pochino. E quindi su rame mai mettere una quantità esagerata, perché poi può cadere sul carboncino che c'è intorno, ne basta veramente poca. Molto bella. La lasciamo andare. Adesso proviamo anche a colarla invece. La proviamo a sentire sul carboncino. Voglio fare la parte più densa. Anche un pochino acre. Sicuramente se la mettiamo sul carboncino è da sentire da lontano, ovvero da mettere in diffusione magari anche all'aperto invece che al chiuso. Sempre dalla Grecia troviamo una resina, credo veramente molto famosa anche lei, che è il mastice greco o mastica. Potete trovare il mastice greco in due formati sostanzialmente, come li ho ricevuti anch'io. Tempo fa avevo veramente, erano dei granulini, dei chicchini molto piccoli piccoli. Questo è un taglio un pochino più grande. Il mastice di qualità migliore si ottiene dal mastice di Chios, dell'isola di Chios. Questo viene da Chios. Olfattivamente la qualità è veramente la migliore, perché di mastice greco ovviamente ne abbiamo diversi. E questa è la qualità migliore. Anche il mastice greco ha un uso tecnico importante nel campo sempre del legno, degli strumenti musicali, della pittura e delle vernici. Adesso la metto su, tutto su carboncino, che lui è bellissimo anche su carboncino. Voglio far vedere un pochino, magari ne mettiamo anche un pochino di più, si spezza benissimo. Sono bellissimi veramente anche da vedere. Questa trasparenza, questa luminosità. L'aroma del mastice greco è veramente un fruttato sublime. Avevamo già visto anche la copale oro che era fruttata. Diciamo che probabilmente il mastice greco ha una finezza maggiore, ecco. Solleva gli animi, mette gioia, rischiara. E nella tradizione greca, ovviamente, essendo una resina presente in quei territori, veniva anche utilizzata nelle miscele, poi le vedremo nei successivi video, per aiutare la canalizzazione, quindi aprire quelli che sono i nostri canali sensibili, ultrasensibili. Era un ingrediente importante. Si può anche masticare proprio, mastica. Si può mangiare anche per problemi alla bocca, per problemi di stomaco. È molto consuetudine nel popolo greco. E con questo per oggi abbiamo concluso un altro piccolo viaggio insieme agli incensi e alle resine. Potete, ripeto, trovare tutto questo sul sito di Vivi Armonico, sullo shop online. Questa è una cosa che dico e presento ad ogni incontro. Potete continuare o cercarmi per accompagnarvi in un viaggio insieme a loro attraverso anche dei corsi online, dove io spedirò del materiale a casa e insieme andremo ad ascoltare e a creare un cammino che sia fatto su misura per te. E questo lo puoi trovare sul mio sito anche di Sabrina Grandoni. Al momento vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Namaste.